E sono in compagnia di Pietro Porcella, che è organizzatore di Ciao Italia Sarasota, un altro evento bellissimo qui in Florida, imminente, no? Parliamo del 30 aprile, ma che vedrà la partecipazione di tantissimi italiani come sempre. Sì, quindi non solo insegnanti che vengono da tutta la Florida, gli insegnanti di italiano o gli insegnanti italiani di altre materie, ma anche le comunità, i circoli, tipo proprio il circolo di Palm Beach, il consolato che è il nostro main sponsor, la Audley, l'Organization Development Italian Language, e tanti altri piccoli produttori, importatori. Quindi sarà un evento che avrà prima una parte didattica, dove avremo diverse presentazioni. Per esempio c'è l'esclusiva dei giganti di Montebrama, che sono queste statue ritrovate in Sardegna a Cabras, di questi giganti 8000 anni prima di Cristo, e poi ci sarà la parte, diciamo, sociale del cocktail party, delle premiazioni e della grande cena, questa volta di cucina pugliese, perché piace anche al console che è pugliese. E là sarà un evento con 250 persone tra la comunità, gli insegnanti e gli amanti della vita e dello stile italiano. Sono previsti anche degli artisti, un po' di intrattenimento? Anche intrattenimento, anche musica e canzoni, e il ballo finale dopo il gelato e il dolce. Quello di Sarasota è un appuntamento annuale? È un appuntamento annuale. Io, da quando sono presidente della FATI, 2 anni, ho istituito l'annual meeting e il FATI party, perché in fondo siamo italiani, ci piace anche divertirci, ci piace dividere i nostri momenti belli, il nostro spirito bello, oltre che il gusto delle cose buone. E come sempre, viva l'Italia, allora. Certo. Viva l'Italia e viva la Sardegna. E viva la Florida. Certo. Grazie.